chiamo Teresa Calimeri, lavoro all'ospedale San Raffaele nell'unità linfomi. L'obiettivo di questo progetto è quello di ottenere una diagnosi precoce nei linfomi primitivi del sistema nervoso centrale. La diagnosi precoce ha due obiettivi fondamentali. Il primo è un risvolto psicologico per il paziente. Metterlo di fronte a una diagnosi, metterlo di fronte a sapere cosa deve fronteggiare. Il secondo obiettivo invece è quello di ridurre al minimo i danni che questa malattia può causare al paziente stesso e quindi garantire a questo una qualità di vita migliore possibile una volta che il trattamento è stato eseguito e eseguito con successo. L'idea di lavorare su questo progetto viene dalla quotidianità clinica. Alcune volte i pazienti vagano per diversi mesi con dei sintomi senza riuscire a capire bene qual è il problema. Questo ha un aspetto psicologico, ha un risvolto psicologico sul paziente e ha un risvolto dal punto di vista pratico sul danno che la malattia può causare al paziente stesso. Questa metodologia secondo noi può avere successo perché integra la diagnostica classica, che è quella basata sulla biopsia cerebrale e sulla risonanza magnetica, con degli esami molecolari all'interno del liquido cefalorachidiano, che è quel liquido che in qualche modo circonda il nostro sistema nervoso centrale, può secondo noi aiutarci ad ottenere una diagnosi precoce e potenzialmente questa metodologia potrebbe poi essere utilizzata e applicata anche per altri tipi di malattie, tumorali e non.